Che emozione, che sentimento e che tensione anche. Sono passati mesi e mesi, l'inverno e poi la primavera. E tu che quasi ogni giorno esci a controllare. Guardi gli alberi e poi il cielo, il freddo, il caldo, la pioggia. Studi le nuvole, hai paura della grandine e del gelo. La natura, che Dio la benedica, anche se a volte temi che non ti voglia così bene, che ce l'abbia un po' con te. Il fatto è che ti sei coccolato le tue piante e la tua terra. Hai pregato per tenere lontano quella maledetta mosca che rischia di vincere sul tuo amore testardo. Ma poi sei arrivato in fondo e sorridi. Il lavoro e l'attesa. Tutti quei mesi ti hanno portato qui, al momento tanto desiderato. Il verdetto, il traguardo. E allora carichi le ceste in macchina. Le braccia forse ti fanno un po' male perché la raccolta impone anche un fisico bestiale. O l'abitudine alla fatica. Ma adesso le olive sono caricate tutte sulla tua auto o sul tuo furgone o il camioncino o il camion, fa lo stesso. Devi correre, come quando dovevi arrivare in sala parto, assistere alla nascita del tuo figlio. Il frantoio, in fondo, è un po' come il reparto di ostetricia. Si arriva emozionati e l'emozione crescerà ancora fino a trasformarsi nell'amore più puro ed essenziale. Ma che fibrillazioni nell'attesa. E non sei mica solo. Ci sono altri padri insieme a te. Hanno i loro cassoni e aspettano che arrivi il loro momento. Vi guardate, lanciate occhiate silenziose, con divisione intorno a ciò che sta per nascere. Una gravidanza della terra, quella che hai seguito e accompagnato tra sorrisi e paure. Mesi e mesi, un'attesa dolce per un figlio che ti regalerà soddisfazioni. Guardi le tue olive, poi quelle dei tuoi compagni d'avventura. Fai complimenti di rito, belle davvero. Poi pensi, sì, ma le mie hanno qualcosa in più. Sfide tra umani, una regola senza tempo. D'altra parte qui si misura il valore della tua anima, della passione che ci hai messo, del lavoro, della cura della tua terra, che oggi potrai finalmente assaggiare. E, fortuna tua, questo valore arriverà tra poco tra le tue braccia. Sì, insomma, più o meno le tue braccia. Però è proprio così. È sempre l'attesa. Non infinita. Non dovrai passare dall'acciaio alle botti. Non saranno i mesi o gli anni a darti una risposta. Questo parto non durerà un tempo infinito. Lo potrai seguire passo passo. Via il legno e le foglie, e poi quella pasta di colore scuro. E infine lui, il prodotto finito della tua passione. Lo guardi uscire, il tuo tesoro. E chissà perché ti emozioni sempre. È lui. Gli altri genitori ti fanno i complimenti, le pacche sulle spalle. Congratulazioni. Quanti chili? Che bel colore. A chi somiglia? Forse questo nessuno te lo chiede, in effetti. Ma tu sei felice. Mesi e mesi ad aspettare, a guardare quegli alberi, a scrutare il cielo. Tutte le paure, i presagi, le ansie, adesso si sciolgono nel tuo sorriso orgoglioso. Adesso rivedi tutto il tempo che hai attraversato per arrivare fino a qui. Provi gratitudine per la tua forza e per la generosità di chi ti ha aiutato a fare questo lungo viaggio. E torni a casa con le latte, che ballonzolano come le fa ballare ogni curva sulla strada. E tu cerchi di guidare morbido per non fare danni. Forse ripensi a quando tornassi a casa con quel bambino così piccolo e con la mamma che aveva sfidato le doglie per arrivare al sorriso più sincero e felice. Ma ora è il momento che aspettavi da una vita. Tagli il pane e quel filo d'olio verde che scende giù. La felicità a volte è qualcosa di semplice. La tua, in quel momento, non ha confini. Tu e la natura avete vinto insieme. E questo si chiama amore. Amore vero.